arrivato via, non lo vedo tutto nero, cioè l'OBS vedo la vita ed è tutto regolare, però non so. Alcuni problemi tecnici. Conversano che è concentrato sul 7-5 all'undicesimo del primo tempo. Adesso ancora Conversano in attacco, Radovcic per Nelson. Ancora Radovcic, posizione di terzino sinistro. Con la palla per lo svedese, il tiro di Nelson, uno dei nuovi acquisti di questa nuova stagione. E quindi ripasso la parola a Giorgio. Siamo tornati in diretta, Giorgio, purtroppo qualche problemino. Un po' di comunque partita è dopo colpo. Sì, un ottimo ritmo di gioco. Mano aveva allungato sul 5-1, poi Fondi grazie alle parate di Volio ha mirato l'anno scorso a Sassari, secondo me veramente un ottimo elemento. Qui a questo viene fermato adesso con un anticipo da Umberto Giannoccola. Ancora Arena, la palla per il pivot, viene chiuso ottimamente dalla difesa biancoverde guidata da
nuovi acquisti di questa stagione. 8-5 il punteggio. Vulic, la palla per anticipo. Sì, ha tentato un anticipo Valentino Rossetto, però non è riuscito. Vulic palla sull'incolpevole Pasqualino di Gian Domenico. No, Ripple Fondi, veramente dei ragazzi. Bene la difesa di Molteno, costringe Bressanone a ricorrere. A ricorrere. Sì, Giorgio, e questo come dicevo. Al passivo. Tiro forzato di Cutura, bene Gabriele. Sarà il motivo principale di questa stagione 2020-2021, perché ogni partita è importante, ogni partita è una potenziale finale in questa nuova formula del girone 1, quindi non sono ammessi cali di concentrazione, non si può sbagliare niente, testa e concentrazione dalla prima partita, come sta facendo il Fondi e come deve fare ancora meglio il Conversano, che era partito molto bene con un 5-1, adesso sta subendo il ritorno dei laziali. Ed infatti ancora parata di Voljuvac, Fondi che riparte in attacco, Zanghirati ancora, Arena si inserisce molto bene, Arena, e guadagna un 7 metri. Buona partita di Luigi Arena sino a questo momento. Sì, ragazzo interessantissimo. Prima nell'azione d'attacco il Conversano, ennesima parata di Voljuvac su un tiro estremamente scontato di Jacolupo, e quindi il Fondi ha l'opportunità di riportarsi a una lunghezza di distanza. Subire anche dunque occasione sprecata dal Fondi, invece occasione ottima per il Conversano, che infatti realizza molto molto importante in inferiorità numerica, quindi Conversano che torna più 2. Ma una dunque per provare a neutralizzare questo tiro 7 metri dico contro Vulic, fischio dei direttori di gara, Vulic, il tiro alla rete. No. Sì, hanno sfruttato abbastanza bene la superiorità numerica, quelli del Fondi, facendo un parzi 2-1. Adesso vediamo una difesa a uomo su Nelson, credo. Sì, perché mi sembrava il giocatore, ottima mossa a parte dell'allenatore del Fondi, perché insomma, mi sembrava il giocatore più ispirato dal punto di vista offensivo per il Conversano. E dunque cambio tattico della formazione laterale, mister De Santis ha portato un giocatore a uomo su Nelson, che intanto prova l'incrocio, prova Giorgio a sbloccare proprio Nelson, la palla non riesce, la palla di ritorno, e quindi che
si è portata in contropiede ancora con Zanghirati, ma la palla è fuori, quindi occasione sprecata del Conversano, scusa, del Fondi, che poteva raggiungere il pareggio. E quindi primo time out della partita, chiamato da Alessandro Tavino. E noi andiamo in un piccolo spazio pubblicitario. Ancora in diretta al Palla San Giacomo di Conversano, è esaurito il time out chiamato da Alessandro Tarafino. 9-8 il punteggio in favore dei padroni di casa, quando sono trascorsi 17 minuti dall'inizio del primo tempo di Conversano Fondi, pre-giornata del campionato nazionale Serie A Beretta. Conversano che attacca con Radovcic, la scalata per la palla per Umberto Giannoccaro, viene travolta Cascone che attraversa la linea dei 7 metri, chiede scusa anche il tiro di gara Cascone, quindi 7 metri Bazzanetto per si incarica della battuta, ancora ricevuti Nelson con 3-3 Nelson, 10-8 il peggio. Sì, molto bravo Jacopo a superare in uno contro uno il suo diretto avversario, a chiamare l'aiuto del terzo e trovare Umberto, poi c'è stato il fallo di Cascone su di lui e ha realizzato il tiro dei 7 metri. Intanto un'ottima difesa del Umberto Giannoccaro, il quale guadagna ancora un 7 metri. Piccolo break molto positivo di Umberto Giannoccaro, che recupera palla in difesa e guadagna un 7 metri sull'azione successiva. Linea dei 6 metri, adesso va Demis Radovcic contro Voljovac. Il tiro di Radovcic non cambia la sostanza. E Conversano che si porta a più 3. Mini break in favore degli uomini di Tarafino. È servito il time out, Giorgio. Sì, serviva per la prima volta da 5 anni. Conversano poco organizzato. È normale magari, perché come puoi vedere adesso Francesco, nel gruppo dell'anno scorso Jacopo e Umberto, quindi sì, ovviamente è una squadra che è stata molto rinnovata in estate dal presi arrivi, a partire da Valentino Rossetto, Giampaolo Sciorci, che ricordiamo è insieme a Giovanni Rosso appunto è gli ex di questa partita. Ancora Conversano, ancora Jacopo Lupo, ottima azione di Jacopo, un gol che è una fotocopia di quello realizzato in precedenza, che supera con contro uno Ponticella e porta a 4 le lunghezze di vantaggio del Conversano. Sì, un'azione che ha allargato la difesa del Fondi, puntava proprio a lasciare
Jacopo contro uno contro il terzo della difesa laziale. Jacopo è arrivato in buona velocità, ha superato abbastanza, forse troppo agevolmente, il difensore Fondano. Adesso perde palla di Conversano, ne ha aprita con Jacopo. Dionisio Maccarone, quindi si resta il cambio di posto tra Ilic e Arena, organizza l'azione Vurs, scusate, Ponticella ancora per Vic, Arena inizia la scalata, l'uno contro uno di Arena su Giampaolo Sciorci, è molto bello, dicevamo, Luigi Arena guadagna un 7 metri in favore della formazione rosso. È veramente interessante questo ragazzo, due gambe niente male, un buon uno contro uno, sicuramente si poteva fare meglio in fase difensiva, però questo ragazzo a maggio va nello spazio, si butta a prendere le botte, veramente una piacevole. E poi nel Conversano è entrato Giampaolo Sciorci, dicevamo, che ha sostituito Umberto Annoccaro. Vedremo come si comporterà Giampaolo contro i suoi ex compagni di squadra. In questi ultimi 8 minuti del tempo, ancora Radovci si inserisce in doppio pivot. L'incrocio di Giorgio per Jacob Nelson. Bellissima azione, c'è stato il palo di Jacob Nelson. Conversano recupera la palla ancora. Adesso deve sistemarsi la squadra di Tarafino, infatti vediamo Nelson ritorna nella sua posizione naturale di terzino destro. Ancora l'incrocio, esce dalla posizione di pivot Sciorci, allora rientra ancora De Giorgio, bellissima l'azione penale di De Giorgio. Ancora fermato, 9 metri, 13-10 punteggio. Si inserisce Radovcic, la palla era per lui, ma è stato molto più attento Zairati che l'ha recuperata, ma poi la perde. E quindi ancora Radovcic prova l'azione personale, strattonato da dietro. E quindi due minuti per Luigi Arena. Sì, Fondi ogni tanto pecca di inesperienza, adesso Arena lamentava di questi due minuti combinati lì dall'arbitro, ma onestamente abbracciava praticamente da dietro Demis, quindi non vedo come poter protestare per un fallo genere, protestare con una conduzione arbitrale al momento secondo me impeccabile. Contro Voliuvaz, una bellissima doppia parata Voliuvaz. Però De Giorgio, Ignazio De Giorgio sorprende un po' la difesa laziale. Sì, forzato, però ha segnato, ha ragione lui. Non lo so, Conversano un po' impacciato, un po' come se non avesse ancora le idee ben chiare. Dall'altro lato vedo un portiere che è veramente un giocatore importante, veramente un ottimo elemento. ...14-10, Fondi ancora con un uomo in meno, ed infatti mister Giacinto De Santis ci vuole parlare su e chiama il suo primo tempo della partita. Noi andiamo in pubblicità. Perché pagare la polizza auto quando non la usi? Oggi, con la nuova opzione Stop and Drive di Enz, puoi sospenderla anche solo per giorni. Basta un click. Ed è gratis. La durata della tua polizza auto sarà prolungata automaticamente. Scopri Stop and Drive. Enz, insieme dalla A alla Z.
si torna in campo dopo il time out chiesto da Giacinto De Santis. Solo Pulic, cioè lo fa bene. E quindi Fondi che si riporta a meno 3. Francesco, vinto da senza commettere fallo, lasciando scoperta la difesa. Come sai, in attacco, segnalazione di passivo, prova a fare tutto da solo Giovanni Rosso, guadagna un 9 metri. Ancora passivo con Versano, bisogna andare al tiro, entro 6 passaggi, ma prova subito il tiro Jacopo Lupo, ma ci vuole ben più di questo questa sera, Giorgio, per impensierire Volaz. Ah, questa è una rata per un portiere come lui. Lamento, Francesco. Fondi, secondo me, che qualche partita a pivot l'ho fatta, Giampaolo Sciorci dovrebbe aiutare un po' più i terzini, perché la difesa è molto aggressiva e hanno difficoltà nel giro di palla, quindi il pivot dovrebbe venire fuori e aiutare un po' più i suoi compagni. Quindi ancora in attacco il Fondi, Vulic, la palla è uscita. È stato il tocco della difesa bianco-verde, quindi palla che resta nelle mani dei rosso-blu, che organizzano l'azione ancora con Di Benedetto, Vulic e Arena, sono i tre centrali della formazione laziale. Ancora Arena, prova ad andare uno contro uno, questa volta è bravo Jacopo Lupo a fermare il braccio. Ultimi 2 minuti e mezzo del primo tempo. Ancora Fondi in attacco. Viene detto Vulic il sottomano, ma è bravissimo Pasqualino di Giandomenico a metterci una pezza e a recuperare il pallone. Giovanni Rosso perde palla, brutta palla persa. Nelson riesce ad agguantare il pallone. Ancora Di Benedetto, tutto solo Di Benedetto, e riesce a realizzare. Ancora Fondi che si rifà sotto, 14-12. Sì, una palla persa, secondo me, per mancata conoscenza. Adesso forziamo in attacco. Voljubac con i tiri scontati stasera non lo prendi. Siamo un po' passivi, onestamente mi aspettavo qualcosa in più. Beh, sicuramente il Fondi è molto molto grintoso, molto aggressivo in difesa. Sta dimostrando un ottimo affiatamento e infatti si è riportato ancora a meno 1, 14-13. Coversano invece deve ritrovare lo smalto dei primi minuti, che avevano lasciato presagire una partita piuttosto in discesa. Invece non è bastato, perché Fondi ha subito dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi alla pari questa partita. Ancora Giovanni Rosso, ed arriva il gol dell'ex di Giovanni Rosso. Toglie un po' le castagne dal fuoco, Giorgio. Sì, sì, ottima iniziativa di temporanea, Francesco, perché il taglio di Jacopo non è avvenuto col timing giusto, e quindi è stato bravo Giovanni a superare uno con uno il suo diretto avversario, ma ripeto, non è stato un gol frutto di organizzazione. Adesso Fondi che si gioca agli ultimi 30 secondi del primo tempo a difesa schierata,
Vediamo, Giovanni Rosso va alto su Vulic, Di Benedetto, l'1-1, la scalata per Zanghirati che guadagna un 7 metri. Dario Zanghirati ai danni di Gianvalino Rossetto che ha provato a mettersi davanti, ma i direttori di gara hanno decretato il 6 metri proprio allo scadere del primo tempo. Quindi Ivan Vulic contro Pasqualino Di Giandomenico per questa ultima battuta della prima frazione, e realizza Ivan Vulic. Quindi Fondi che accorcia ancora e termina il punteggio di 14 in favore del Corsano. Diciamo, è un Corsano che è partito molto bene nei primi 10 minuti, poi forse complice un po' di rilassamento mentale, ha concesso a Fondi di rientrare in partita e sta dimostrando davvero di essere una squadra. Quindi ci aspetta un secondo tempo molto ma molto particolare. Francesco, non so per quale motivo si siano rilassati dopo 10 minuti, cioè se ci rilassiamo già dopo 10 minuti dalla prima giornata di campionato, la situazione. Faccio i complimenti al Fondi per lo spirito e alcune individualità veramente, veramente importanti, a parte Voliovac che già conoscevamo e che si conferma su questi livelli. Alcuni ragazzi veramente si sono messi in mostra. Va bene, allora appuntamento tra 10 minuti circa con il secondo tempo di Conversano Fondi. Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla. Anche quando ti mette alla prova. Se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo. Perché Allianz mantiene sempre le promesse. Grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese. E agenti che restano accanto a te. Soprattutto nel momento della verità. Allianz, insieme dalla A alla Z.
prova.
l'elemento più pericoloso del Conversano e quindi lo prende, cerca di tenerlo quanto più fuori dal gioco possibile. Nel frattempo ottima azione di Ignazio che si procura un tiro dai 7 metri. Sì, Ignazio De Giorgio guadagna un 7 metri in favore del Conversano, quindi possibilità di tornare a più 2. Ancora Jakob Nelson contro Voliuvaz. Il tiro di Nelson e la rete. 21-19. Fondi in attacco, Cascone in posizione di centrale, Arena, Vulic, ancora Arena, il doppio pivot di Cascone, ancora Arena, l'uno contro uno su Jacopo Lupo, fermato da Amzic, Arena. Mentre è entrato Pennacchio in posizione di ala destra, Nestor Pennacchio. Ancora Fondi in attacco, Vulic, Arena. Dunque 22-20, grazie ha portato nuovamente i biancoverdi in vantaggio. Conversano deve stringere le maglie difensive e ancora una volta invece Vulic, un varco proprio in quella zona. Ancora Lupo, prova l'uno contro uno, guadagna uno sfondo, ancora Arena, molto bravo. È strano a dirsi, ma Arena gioca di esperienza su Jacopo che probabilmente sta insistendo un po' troppo nell'uno contro uno verso l'esterno. L'ha capito Arena che intelligentemente ha preso fallo di sfondamento, ma i problemi, Francesco, sono in difesa. Prendiamo dei gol che non ho onestamente mai visto prendere al Conversano. C'è molto lavoro da fare. Sì, probabilmente Nelson un po' stanco lì in posizione di secondo difensivo. Ci vorrebbe anche un po' di collaborazione del primo, Gian Valentino Rossetto. Intanto ancora Fondi in attacco, sempre il doppio pivot con Cascone. Arena prova il tiro, recupera palla Lupo. C'è Demis Radovcic in contropiede, ancora Demis il tiro e la rete. 23-21, distanza di sicurezza che non è assolutamente da gestire fino alla fine della partita, perché Fondi sta meritatamente contrastando punto su punto. Ancora Arena, l'uno contro uno su Giannocaro, Arena viene fermato. Nove metri per la formazione rosso-blu, intanto rientra in campo Di Benedetto, che scambia con Vulic. L'uscita del pivot Ponticella, ancora Vulic, Di Benedetto, l'uno contro uno su Nelson, ancora lui, è ancora un errore da quel lato, Giorgio. Eh sì,
fatto nuovamente superare verso l'esterno Jacob. Quel caso è anche difficile per il primo chiudere, perché è un uno contro uno secco e non il primo non si aspetta questo, perché comunque deve tenere il suo uomo e ha difficoltà ad andare a chiudere. Dunque 23-22, una lunghezza di vantaggio per Conversano. Ora Lupo prova ad inserirsi, Jacopo Lupo guadagna un 7 metri, molto bravo Jacopo. La grinta di Jacopo Lupo. Guadagna un 7 metri importante in questo momento della partita. Quando siamo giunti alla metà della seconda frazione di gioco. Mentre rientra Jacob Nelson per andare al tiro dai 7 metri. Ancora Nelson contro Voljovac. È la rete di Jacob Nelson. Conversano che torna più 2, 24-22. Momento molto delicato della partita, Giorgio. Sì, è ancora molto lunga, Francesco. Secondo me sarà una partita tirata fino alla fine, perché seriamente abbiamo delle difficoltà contro queste difese miste che propone il Fondi. E oltretutto non stiamo giocando al meglio in quella che è sempre stata la forza del Conversano, ovvero la difesa. Bravo, bravo Pasqualino e bravo Valentino, bravo, complimenti. Difesa è bravissimo Pasqualino a lanciarlo. È altrettanto bravo Gian Valentino Rossetto a realizzare, davvero sul, per fortuna Gian Valentino Rossetto sembra aver smaltito ormai l'emozione del primo tempo. Adesso 3 su 3 nella ripresa. Ancora Fondi che prova ad attaccare. Viene chiuso questa volta da Amzic. Che Giorgio stiamo vedendo praticamente solo in difesa in questa partita, Arnad Amzic. Ancora Radovcic, l'uno contro uno in contropiede di Demis. È peccato, peccato. C'è l'errore di Demis, ma una splendida parata, direi, di Voljovac. Sì, perdonatemi, ma io da Demis non me l'aspetto. Però ancora Voljovac si conferma un ottimo giocatore. E continuiamo a prendere gol, secondo me, assolutamente evitabili. Peccato, peccato, perché Conversano poteva andare a più 4 e segnare un piccolo solco, invece siamo ancora a meno 2, ancora una rete di Dario Zanghirati, anche lui davvero in palla stasera, ha sbagliato pochissimo. De Giorgio, la palla per Radovcic, prova l'uno contro uno Demis, De Giorgio, Giovanni Rosso, si inserisce Giovanni Rosso, aveva fatto una bella azione Giovanni, ma a dire di no ancora Maxim Voljovac, mentre Arena subito velocissimo si porta in attacco. Qui il tiro di Benedetto parato da Pasqualino, ancora 9 metri, minuti di riposo invece adesso per Ivan Vulic. Adesso bisogna stare attenti Giorgio, bisogna approfittare di questi minuti senza lo straniero del Fondi. Ancora Fondi in attacco, ancora doppio pivot di Benedetto, Cascone, l'incrocio con Arena. Di Benedetto al tiro, viene fermato da Amzic e Rosso. Difesa importantissima, bisogna recuperare palla per Conversano. Mentre i direttori di gara interrompono il gioco.
senso. Ancora Fondi in attacco, 18 minuti del secondo tempo, passivo, segnalazione di passivo di Benedetto, l'uno contro uno su Amzic, e questa non è assolutamente una buona difesa. Amzic, infatti, gli viene combinata anche una... No, Francesco, credo che l'esclusione sia per Giovanni Rosso, che ha colpito in faccia il giocatore fondano nel tentativo di aiutare Amzic, che si è fatto saltare troppo di netto verso l'esterno nell'uno contro uno. Quindi, sì, scusate, i due minuti erano per Giovanni Rosso, tuttavia l'errore a mio parere era di Amzic. Comunque, ...25-23... conversando con un uomo in meno, e Fondi che ha la possibilità di accorciare. Vediamo Vulic tornato in campo contro Di Giandomenico, e la rete di Vulic. 25-24... momento topico della partita, con il conversano che deve stare attento in questa frazione, con un uomo in meno limitare i danni. E infatti rallenta il gioco Ignazio De Giorgio, c'è anche il cambio con Pasqualino Di Giandomenico, quindi 7 contro 7, ma porta sguarnita per conversano. Ancora Rossetto, Nelson, De Giorgio, prova ad andare De Giorgio, ancora Nelson, non riesce lo schema, quindi gli arbitri giustamente segnalano passivo. Intanto perdiamo palla, stavano per scontrarsi Nelson e Zanghirati, ancora Lupo in attacco, fermato sempre da Arena. Sta dando un ottimo contributo anche in difesa, direi, Giorgio. Oh, veramente una piacevolissima sorpresa, un ottimo elemento. Nel frattempo protestiamo, prendiamo due minuti. Purtroppo dobbiamo abituarci al concetto che gli arbitri non possono vedere tutto, e quindi è inutile protestare e prendere questi due minuti se gli arbitri non fischiano. Però la manata c'è stata, io l'ho vista benissimo da qui, quindi capisco il nervosismo di Umberto Giannocaro, che purtroppo adesso deve accomodarsi in panchina per due minuti, quindi momento difficile per il conversano, due giocatori in meno, e Fondi in attacco. 25-24. ...40 secondi alla fine del primo due minuti per conversano, vedremo chi entrerà. Era uscito Giovanni Rosso. Operazioni di asciugatura del parquet, la partita riprenderà tra qualche istante. Infatti vediamo Voljovac rimette in gioco, ancora per Arena, Vulic e Cascone che gestiscono l'attacco laziale. Ricordiamo Fondi con due giocatori in più, conversano con quattro uomini in difesa. Vediamo lo schema del Fondi e la parata splendida di Pasqualino Di Giandomenico. Questa è una parata davvero davvero importantissima, parata da grande portiere in un momento di grandissima difficoltà per la sua squadra. Bravo Pasqualino, veramente complimenti, una parata veramente che vale più di due gol. Eh sì, avevamo detto davvero tanto bene sino a questo momento di Arena, ma
in questo momento davvero ha dimostrato molta inesperienza andando ad affrettare questo tiro con due giocatori in più. Intanto infrazione di passi fischiata a Jacopo Lupo. È rientrato un giocatore per Conversano, è rientrato Jacob Nelson, quindi adesso è solo un uomo in meno Conversano. Bisogna stare ancora attenti. Arena, uno contro uno su Radovcic, chiede lo sfondo Radovcic, non lo ottiene, si lamenta moltissimo la panchina di Conversano. Vediamo Radovcic ancora a terra che sorride con gli arbitri. Adesso sono i momenti Radovcic, Giorgio, che noi conosciamo molto bene. Adesso è una partita nella partita, quella di Demis con i direttori di gara. Onestamente è molto bello averlo in squadra in questi casi. Sì, però io non capisco come non possano fischiare questo sfondamento. Io mi riprometto, Francesco, non dico niente sugli abiti, però veramente non si può non fischiare questo sfondamento. ...25-24... ancora 30 secondi, Fondi con un uomo in più. Conversano deve chiudere... il tiro di Vulic, la parata di Pasqualino, ancora una parata splendida di Pasqualino di Giandomenico, e poi la recupera Demis Radovcic, il giocatore di questi momenti. Recupera palla Conversano ottimamente, direi, questo break di due giocatori in più Fondi non ha assolutamente sfruttato. Buon per il Conversano, che invece è stato bravissimo a limitare al massimo i danni. Bene Conversano. 7 secondi ancora e poi saranno tutti i giocatori in campo. Ancora De Giorgio che affretta le azioni, Ignazio De Giorgio, bellissima azione. E questi sono i giocatori di cui abbiamo bisogno, Giorgio. Queste furbate a volte valgono le partite. No, innanzitutto complimenti a Pasqualino, un'ottima parata anche l'ultima che ha fatto. E secondo di tutto le squadre forti approfittano delle distrazioni degli avversari. Il Fondi si è fatto trovare impreparato in questa occasione, bravissimo Ignazio ad approfittarne. Molto bene, questo dimostra concentrazione, lucidità in questi momenti particolari, difficili del match, soprattutto alla luce di un atteggiamento iniziale che non era stato proprio dei migliori. Quindi Conversano torna a più 2, 26-24, ancora Fondi in doppio pivot, Di Benedetto prova il gioco a 2, ancora Di Benedetto prova per Vulic, la palla di Vulic, ancora la parata di Pasqualino, e questa volta Demis preferisce ripartire con calma dalla sua difesa. Bene così. Sì, permettimi Francesco, però bravissimo Pasqualino ancora una volta, questa volta aiutato anche dalla traversa, però non si può concedere un tiro così facile in questi momenti così importanti. Amzic è lì, non ha il pivot, può uscire, può essere più aggressivo sul suo uomo, a patto che Nelson non faccia scorrere il pivot dietro di lui. E limitare anche quella che è la circolazione della formazione laziale, magari costringendo il terzino destro, che è anche contromano, a partire in palleggio uno contro uno. Adesso Conversano che ha cambiato difesa, portando Demis Radovcic in posizione di centravanti. 5-1 per Conversano al 23° del secondo tempo. Proviamo a mettere un po' di pressione su questi due terzini che davvero ci hanno fatto malissimo sino a questo momento, Arena e Vulic. È ancora un errore di Arena, perde palla Arena, infrazione di passi. 27-24 e giustamente Demis Radovcic predica calma, perché adesso la partita
sta andando sul binario giusto, quindi è importante trovare un gol sicuro, un gol organizzato senza affrettare. Time out chiesto da Tarafino, per noi un piccolo spazio pubblicitario. Ben ritrovati in diretta dal Palazzo Giacomo di Conversano, 27-24 il punteggio, Conversano in attacco, deve trovare una soluzione organizzata, un gol per andare a più 4, Conversano, Radovcic, 1 contro 1, bellissimo d'Ignazio De Giorgio, bellissima azione personale d'Ignazio De Giorgio. Uno contro uno che ha lasciato davvero sul posto il proprio difensore. Sì, sì, c'è anche lo zampino di Demis che ha allargato benissimo il terzo, permettendo ad Ignazio di trovare spazio nell'uno contro uno. Sappiamo che Ignazio negli spazi può essere devastante perché è velocissimo. E dunque, Conversano è arrivato a più 4, quindi conquistato ancora un piccolo margine di vantaggio, mini break decisamente positivo. Adesso Fondi che non riesce a organizzare, Demis, Radovcic, 5-1 per lui. E infatti recuperiamo palla, De Giorgio ancora per Demis e adesso controlla l'azione. È salito in cattedra Giorgio, il numero 26 del Conversano. Giocatori forti si vedono nei momenti difficili, Francesco, quindi adesso ha creato la superiorità. Jacopo non trova il tempo per passare la palla ad Umberto, diceva, cioè, lo sappiamo, è una delle poche certezze che al momento ha questa squadra. Ed arriva anche il gol di Jacopo Lupo, un po' fortunoso ma molto molto meritato, perché Jacopo ha dato veramente, sta suonando la carica questa sera, nei momenti di difficoltà ha realizzato dei gol importanti, quindi davvero vice capitano direi, molto bravo Jacopo Lupo. Quindi Conversano che si porta più 5 e ancora la parata di Pasqualino di Giandomenico a spegnere questo tentativo della squadra laziale, che adesso invece sembra essersi un po' smarrita, Giorgio. Non so se è un calo dovuto a un calo dei laziali o la difesa del Conversano ha alzato un po' il volume. Ed ancora prosegue lo show personale, Demis Radovcic, che bello quando Demis gioca così, giocatore eccezionale. 30-24 più 6, direi che possiamo andare in pubblicità.
Termina il time out chiesto da Giacinto De Santis quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine della partita, più 6 con Versano. Risultato che è maturato in questi ultimi minuti di partita, con il Conversano che ha davvero sfoderato per fortuna le sue armi migliori e ha scavato un piccolo solco, 30-24, con un Demis Radovcic che è davvero salito in cattedra sia in difesa che in attacco, è altrettanto bravo Pasqualino Di Giandomenico a chiudere davvero la porta. Ancora recuperiamo palla in attacco, Pasqualino Di Giandomenico lancia Valentino Rossetto che è tutto solo contro Voljuvac, non si fa sorprendere e realizza ancora il suo 4-4 nella ripresa. Bravo anche Gian Valentino Rossetto. E adesso direi, Giorgio, che con questo più 7 la partita è ormai saldamente nelle mani del Conversano. Sì, sì, il risultato dovrebbe essere al sicuro, resta qualche dubbio sulla prestazione, però come ti dicevo prima è quasi normale alla prima giornata incappare in qualche difficoltà, soprattutto per una squadra che ha cambiato molto come la nostra. Intanto Fondi attacca ancora con Pennacchio. Nove metri. 2 minuti alla fine. Ancora Vulic il tiro, la palla è fuori. Ancora il lancio di Giandomenico, questa volta è lungo per Gian Valentino Rossetto. Quindi non si concretizza il contropiede. Attenzione, c'è una palla persa ancora del Fondi. Adesso è davvero molto stanca la squadra laziale. E quindi alcuni errori un po' ingenui. 31-24. Ancora Fondi in attacco. Ponticella realizza dalla posizione di pivot. Buona la partita anche di Daniele Ponticella. Ultimo minuto, siamo per entrare nell'ultimo minuto di partita e entra in campo Pasquale Di Caro al posto di Pasqualino Di Giandomenico. Naturalmente solo applausi per Pasqualino, autore di una partita magistrale. Giovanni Rosso, ancora Demis Radovcic che ormai è saltato da ogni schema, Giorgio. Adesso gioca centrale, terzino. Come la vedo io, Demis può fare quello che vuole. No, a parte gli scherzi, ha dimostrato ancora di essere una spanna sugli altri nei momenti di difficoltà, fatto sentire il peso della sua classe. E naturalmente sarà molto contento sia Tarafino, ma soprattutto Peppino Roscino, perché è stato davvero il colpo di questa campagna estiva, questo mercato estivo. Intanto arriva la rete anche di Umberto Giannoccaro. 32-26, ormai mancano 5 secondi alla fine, c'è spazio ancora per un gol di Cascone per il Fondi. Ed infatti la partita termina in questo istante sul punteggio di 32-27 Conversano. Conversano che chiude a più 5, Giorgio, ma l'abbiamo detto più volte nel corso di questa partita, un risultato che appare forse un po' largo, conquistato negli ultimi 15 minuti del secondo tempo grazie ad una veemente reazione del Conversano, ma merito anche di questo Fondi, complimenti a questo Fondi per una partita davvero ottima disputata per 45 minuti. E quindi un'analisi finale. Sì, come ho detto prima, ci prendiamo il risultato, Francesco, perché 2 punti sono sempre buoni. Una partita risolta, a mio modo di vedere, dalle individualità del Conversano, perché, ripeto per l'ennesima volta, è sempre difficile in uno sport come la pallamano amalgamare una squadra che ha nello starting seven 4-5 elementi che
si conoscono, come sappiamo bene, per le varie vicissitudini dovute al Covid e vari impegni, così, alla fine da un paio di settimane. Quindi ci prendiamo il risultato consapevoli del fatto che c'è non tanto, c'è tantissimo da lavorare. Eh sì, assolutamente sì, tanto lavoro per mister Tarafino. Comunque io penso che almeno nella parte finale di partita sarà molto contento dell'atteggiamento dei suoi giocatori. E quindi Conversano vince la prima giornata della Serie A Beretta col punteggio di 32-27. Da Francesco D'Alessandro e Giorgio Fantasia per adesso è tutto, e vi diamo appuntamento, e da Massimiliano Fanelli in regia, vi diamo appuntamento tra qualche minuto per le interviste post partita.